È un giorno di metà ottobre. Il cielo fuori è grigio, nuvoloso e cade pure qualche goccia di pioggia. Sono le 6:30 di mattina quando suona la sveglia di Timmy. Ancora un po' assonnato, quindi lui allunga il braccio e senza pensarci due volte clicca il pulsante rimanda. Ora sono le 7 di mattina, la sveglia suona di nuovo e ancora una volta Timmy senza pensarci due volte clicca il pulsante rimanda. Sono le 7:30, la sveglia suona e Timmy la rimanda ancora una volta. Adesso sono le 7:45 di mattina. È ormai diversi mesi che Timmy si promette che il giorno successivo si sveglierà presto, andrà in palestra ad allenarsi e dopodiché si preparerà con la calma e andrà a lavoro. Ma ancora una volta Timmy non ha trovato la motivazione per fare quello che si era messo in testa e quindi si sveglia nuovamente alle 7:45, si butta due vestiti addosso e va a lavoro. Un lavoro che non gli piace assolutamente, ma i suoi genitori gli hanno detto che è stato molto fortunato a trovare un indeterminato alla sua giovane età e quindi deve tenerselo stretto. Quindi Timmy per le prossime 8 ore farà un lavoro che gli fa totalmente schifo. Adesso sono le 5 di pomeriggio. Il cielo fuori è ancora grigio e piovoso e Timmy torna a casa e la prima cosa che fa è quella di distendersi sul divano e tirare fuori il suo telefono. Apre l'applicazione di Instagram e inizia a scrollare tra l'infinità dei reel che esistono. E dopo aver passato un'ora e mezza a scrollare tra più di 80 reel, Timmy finisce sul profilo di una pornostar molto famosa. In men che non si dica, Timmy si ritrova in bagno davanti al suo sito preferito. E senza nemmeno riuscire a controllarsi, Timmy si masturba. Dopo essersi masturbato, si ridistende sul divano. E anziché andare a correre i 5 km come si era promesso il giorno prima, Timmy apre Netflix e inizia un'altra serie televisiva mediocre di cui non gli frega assolutamente niente, mentre sgranocchia Pringles e biscotti per il resto della serata. A Timmy fa completamente schifo la sua vita, ma non trova neanche un po' di motivazione per provare a darle una svolta. E quindi si arrende pensando che non ci siano altre opportunità e che quello sarà il suo destino per il resto della sua vita. E la mattina dopo Timmy si sveglierà, rimanderà la sveglia e il ciclo rinizierà ancora una volta. E poi c'è Tyler. Anche Tyler una volta si trovava nella stessa condizione di Timmy. Era giovane, perso e faceva un lavoro che non gli piaceva. Ma anziché abbattersi come ha fatto Timmy, Tyler ha deciso che alla sua vita avrebbe dato una svolta. Passo dopo passo, step dopo step, ha iniziato a farlo. Prima si è cimentato nella lettura. Ha iniziato a leggere qualche libro, prima una pagina, poi due, poi 10, poi 20 e poi un capitolo ogni singolo giorno. E poi ha iniziato a prendersi cura della sua salute mentale. Ha iniziato a meditare, a praticare la gratitudine, a tenere il suo diario dei pensieri. E poi si è iscritto in palestra perché ha deciso che voleva pure migliorare fisicamente. E quindi dopo anni e anni e anni di duro lavoro, Tyler ha finalmente il fisico di un dio greco. Tyler ha anche creato un'azienda multimilionaria e in più tutti li vogliono bene perché ha imparato come trattare le persone, come relazionarsi con loro e come avere un impatto positivo sul mondo che lo circonda. Tyler è felice, è soddisfatto ed è pure in pace con se stesso e non deve flexare tutto quello che ha sui social network per sentirsi una persona importante. Tyler sa che chiunque può migliorare la sua vita nonostante la condizione di partenza, perché lui stesso tanti anni fa ha deciso di farlo. All'inizio di quest'anno mentalmente non ero al massimo, anzi mi sentivo molto insoddisfatto di me stesso. Nonostante il mio canale YouTube stesse andando relativamente bene, mi sentivo che mi mancava qualcosa. Infatti sui social mostravo la parte migliore di me, mostravo le avventure che facevo, i miei allenamenti, tutti i miei momenti felici, ma sotto sotto quello che non si mostra sui social, perché nessuno sui social mostra la parte peggiore di sé, sotto sotto mi sentivo come se mi mancasse qualcosa. Non a caso all'inizio di quest'anno mi svegliavo spesso tardi, passavo le giornate a casa perché non ero ispirato nel fare niente, trascorrevo ore e ore sui social network, mi masturbavo e ti dirò di più, anche una o due volte a settimana fumavo dell'erba. Perché? Perché pensavo mi facesse stare meglio, quando in realtà non era assolutamente così. Era una via di fuga dalla realtà che si stava creando e che non rispecchiava quelle che erano le mie ambizioni. Quindi dopo aver passati i primi due mesi di quest'anno in un periodo abbastanza buio, un periodo in cui non mi sentivo affatto al massimo e sapevo di poter dare di più, ho deciso di riprendere la mia vita in mano e di riprendere in mano il discorso della crescita personale, il discorso di migliorare me stesso. Perché prima ancora di partire con il mio vecchio canale YouTube, la crescita personale era una parte importante della mia vita, il migliorare me stesso era una parte importante della mia vita. Poi negli anni successivi, essendomi concentrato solo ed esclusivamente sul mio canale YouTube, sui video che facevo, sulle avventure, sulle visualizzazioni, sui mi piace, sui commenti, ho lasciato da parte il desiderio di volermi migliorare. Ho detto, sai cosa? Vado già bene, il mio canale YouTube va bene, non devo neanche impegnarmi troppo su me stesso. Sì, mi alleno,
piccole volte a settimana, ma finché il mio canale YouTube va bene e fa visualizzazioni, sono a posto con me stesso. E stavo tralasciando una cosa importantissima che sarebbe venuta a cercarmi più avanti. E infatti all'inizio di quest'anno mi si è rivoltato un po' tutto contro, perché ho iniziato a sentirmi come se non fossi disciplinato, come se non avessi della motivazione per fare nulla. E l'unica cosa che mi faceva sentire bene era il fatto di fare visualizzazioni su YouTube. Allora, a marzo di quest'anno ho iniziato a guardare i video di uno YouTuber inglese che si chiama Hamza e tratta di crescita personale. Ho iniziato a capire quanto è importante la salute mentale e quanto al mondo di oggi sia un aspetto trascurato. Ho iniziato a meditare, a usare meno i social network, a mangiare meglio e ad allenarmi bene e con costanza. E per gli scorsi 6 mesi mi sono concentrato su tutte queste cose e mi sono concentrato nel riprendere in mano la mia vita e nel migliorare la persona che sono dall'interno, uno step alla volta. Ora sono passati più o meno 6 mesi dall'inizio del mio percorso e se mi guardo indietro posso tranquillamente dire che gli scorsi 6 mesi sono stati uno dei periodi più belli della mia vita. Perché ti dico tutte queste cose? Perché in questo video voglio parlarti di quella che è la mia nuova missione. Qual è? Aiutarti a diventare la migliore versione di te stesso. Vedi, probabilmente tu ti senti attualmente un po' più come Timmy che come Tyler. Ti senti un po' perso? Hai degli aspetti della tua vita che vorresti migliorare? Cosa mai usi troppo i social network? Cosa mai non riesci mai a concentrarti sul tuo lavoro, sullo studio? Vuoi essere più costante nella dieta, nell'alimentazione? Vuoi essere più disciplinato? Vuoi smetterla di procrastinare, di masturbarti? Insomma, vuoi fare una di queste cose oppure tutte queste cose? Il mio obiettivo quando ho iniziato a migliorare me stesso era di smetterla di fumare erba, era di smettere di guardare porno e masturbarmi, di essere molto più concentrato sul mio lavoro, di smettere di procrastinare, di essere più costante nell'alimentazione e negli allenamenti. E negli scorsi 6 mesi sono riuscito a fare dei passi da giganti. Sono già arrivato al mio obiettivo? Assolutamente no, forse al mio obiettivo non ci arriverò mai, ma ho fatto dei passi da gigante negli ultimi mesi e ripeto, sono stati i mesi più belli della mia vita, molto probabilmente. Quindi la mia missione è questa: aiutarti a diventare la migliore versione di te stesso. E se tu ti sei iscritto a questo canale posso metterci una mano sul fuoco che hai qualcosa che ti manca, hai voglia di migliorare e non sai come, e in questo canale voglio fare proprio questo: spiegarti il come e mostrarti step by step come raggiungere il massimo del tuo potenziale. Perché ti assicuro una cosa: attualmente non stai sicuramente esprimendo al massimo il tuo potenziale, e questa cosa dovrebbe darti molto molto fastidio, perché potresti avere un fisico decisamente migliore, potresti fare molti più soldi, potresti avere il lavoro dei tuoi sogni, potresti avere la ragazza dei tuoi sogni, eppure non riesci a fare queste cose. Perché? Perché sei succube della pigrizia e del comfort che il mondo moderno ha da darci e pensi che non ci sia una via d'uscita. La via d'uscita c'è, e video dopo video, step dopo step, voglio aiutarti a trovarla. Sia chiaro, il percorso per diventare la versione migliore di se stessi è diverso per ognuno di noi. Io ho degli obiettivi, delle ambizioni, tu molto probabilmente hai degli altri obiettivi e dei desideri, ma gli ostacoli che abbiamo sul nostro percorso spesso sono gli stessi, e voglio aiutarti a trovare il metodo per superare quegli ostacoli. Ho capito una cosa negli scorsi mesi: che la nostra è una generazione di persone deboli, di uomini e donne deboli. Onestamente è una generazione viziata che ha sempre avuto tutto ciò che voleva, che non ha mai dovuto sacrificarsi per niente e non ha mai avuto un obiettivo da inseguire. Di base siamo una generazione che non ha una missione. I nostri nonni andavano in guerra. È una bella missione? Assolutamente no, ma avevano una missione. I nostri nonni erano molto più forgiati di noi. Noi siamo letteralmente la generazione più debole della storia. Perché? Perché il mondo in cui viviamo è un mondo fatto di comodità, un mondo in cui possiamo permetterci di non fare praticamente un cazzo, un mondo in cui la tecnologia e il comfort che ci circondano ci stanno seppellendo, e se noi glielo permettiamo non ho idea di dove andremo a finire. Onestamente, ogni giorno tu hai una scelta da fare. Puoi scegliere il comfort o puoi scegliere la fatica, ogni singolo giorno. E sai una cosa? Il 99% delle persone, guardati intorno, sceglie il comfort, sceglie la comodità. In questo canale il mio obiettivo sarà quello di renderti più forte, di diventare più forte io in primis, perché ne ho ancora di strada da fare, ma di aiutare a diventare più forte anche te. Perché in un mondo in cui tutti fanno sempre la scelta più facile, dobbiamo imparare a fare quella più difficile. Dobbiamo imparare a trovare un obiettivo, ad inseguirlo e a sbatterci per quella roba, perché quello è progresso. Il progresso richiede sacrificio. Il sacrificio e il progresso però sono sinonimo di felicità, di soddisfazione nelle nostre vite. Mentre adesso, e devi avere l'umiltà di ammetterlo, molto probabilmente spesso fai la scelta facile, molto probabilmente spesso ti fai distrarre, molto probabilmente spesso scegli il comfort, e questo non va bene, e lo cambieremo video dopo video, mese dopo mese, sempre se avrai la volontà e il desiderio di farlo. C'è un film che ho rivisto qualche mese fa e si chiama Fight Club. Il coprotagonista, che si chiama Tyler, non a caso, fa un discorso bellissimo che avevo già inserito in qualche video qui sul canale, ma te lo rimetto perché mi è venuta la pelle d'oca quando l'ho riascoltato qualche mese fa. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli,
o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Quindi attualmente non mi frega in che condizione ti trovi. Probabilmente sei talmente timido che non riesci nemmeno a parlare con una ragazza. Oppure fumi erba tutti i giorni perché ti fa stare meglio. Oppure sei super dipendente dai social network e non riesci a stare più di un'ora senza il tuo telefono in mano. Non mi interessa qual è la tua condizione di partenza. Se tu hai davvero il desiderio di migliorarti, ti dico una cosa: iscriviti al canale e in più ho anche creato un gruppo su Telegram. Trovi il link qui sotto in descrizione. Vai ad iscriverti a quel canale perché la mia missione da ora in avanti è di aiutarti a migliorare. È di aiutarti a diventare la miglior versione di te stesso. E voglio che te lo fissi bene in mente, perché hai ancora tanto da dare a questo mondo. E una cosa che mi fa incazzare è il potenziale inutilizzato. Io ne avevo molto 6 mesi fa, tuttora ne ho ancora molto di potenziale. E sia chiaro, se la mia missione è quella di aiutare a migliorare te, in primis è quella di migliorare me. Questo è il mio obiettivo. Volevo fosse chiaro e ho aspettato di fare questo video molto, perché volevo prima smettere di fare video sull'altro canale e concentrarmi interamente a questi contenuti, ok? Quindi da qui in avanti stai facendo una promessa di provare a migliorare. Iscriviti al canale, iscriviti al gruppo Telegram e Leone, ci vediamo nel prossimo video. Stai pronto a svoltare la tua vita.